Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della nuova palette, delle nuove palette di Make Up Revolution. Questa è la Rose Quartz, è una palette stupenda, ma prima di parlarvi di questa palette, se non siete ancora iscritti al mio canale, subscribe, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così sarete aggiornate sempre sui miei prossimi video. Vi invito a condividere questo video sui vostri social e a venire a trovarmi su Instagram e sulla mia pagina Facebook. Oltre a Instagram e alla mia pagina Facebook, ho aperto due gruppi su Facebook, uno inerente al mio canale, cioè per tutti quelli che sono iscritti al mio canale, che si chiama Passione Makeup di Cinzia, come il mio canale appunto YouTube, e l'altro è un gruppo di vendita makeup. Comunque tutti i link li trovate giù sotto nell'info box. Ora parliamo di questa bellissima palette. Io ho preso questa palette, l'ho vista in giro, mi è piaciuta tantissimo subito al primo sguardo. Ora ve la mostro, se riesco a aprirla. Ora ve la mostro e a me, ecco perché c'è ancora la plastichina attaccata, mannaggia. E questa è la palette stupenda di Make Up Revolution. A me piace tantissimo. Queste tonalità, ragazze, sono stupende, almeno a me piacciono tantissimo. Ho ricreato questo make up, spero che vi piaccia. Quindi vi lascio alla realizzazione di questo make up e alle considerazioni finali. Guardate il video. Allora ragazze, iniziamo subito con andare a prendere il colore per la transizione. Con un pennello da sfumature vado a prendere il colore nude. Questa palette è molto bella e ha anche i nomi scritti sotto ogni cialda di colore. Ok, adesso vado a prendere il color Damson, che è un viola scuro, per l'angolo esterno dell'occhio, lo porto anche nella piega. Finita la mia sfumatura, prendo il color Glow e lo porto sopra alla mia sfumatura per dare un po', per uniformare un po' il tutto. Ora con un pennello piatto prendo il color rose e lo porto all'angolo esterno dell'occhio, fino a metà palpebra. Finito di fare questo lavoro, prendo la colla per glitter di NYX e lo porto con un pennellino a lingua di gatto nella restante parte di occhio, palpebra mobile, dove non ho messo l'ombretto, per applicare poi un colore shimmer. In questo modo il colore risulterà più brillante e resterà più attaccato alla palpebra, quindi non ci sarà caduta di brillantini. Ora con il dito vado ad applicare il color Baby Doll, che è un rosa molto chiaro, luminosissimo. Guardate che roba, con sotto la colla per glitter di NYX. È stupendo. Ora con il pennello più piccolo da sfumatura prendo il color nude e sfumo un po'
la piega, perché non ci sia lo stacco netto tra la parte luminosa e appunto la piega. Ora prendo il pennello da sfumatura e sfumo bene tutto. Poi riprendo Damson con un pennellino da sfumatura e lo porto ancora nell'angolo esterno dell'occhio per intensificare un pochino, e poi lo porto anche nella rima ciliare inferiore dell'occhio. A me questo make up, ragazze, mi piace sempre di più. Adesso prendo il color Star con un pennellino piccola penna e lo porto sotto l'arcata sopraccigliare. Guardate che luminosità ha questo colore, è stupendo, come tutta la palette del resto. Ragazze, questo è il make-up che è venuto fuori con questa palette di Make Up Revolution, la Rose Quartz. A me è piaciuta tantissimo, spero che sia piaciuto anche a voi. Allora ragazze, cosa dire di questa palette? Questa palette secondo me è la più bella che ha fatto Revolution. Io forse perché per le tonalità di colore non lo so, ma per quanto mi riguarda ne ho provate tante di Make Up Revolution, ma questa veramente non la batte nessuno. È una palette stupenda, scriventissima, i colori sono eccezionali, sono i colori che piacciono a me. Questo è il make up che è venuto fuori da tutti i colori che ho utilizzato, mi piace tantissimo. E cosa dire? Era sold out dappertutto, non la trovavo in nessun sito, né su quello di Revolution, né su Pink Panda, né su Cosmetics for Less. L'ho cercata dappertutto, non l'ho trovata, tant'è che l'ho voluta talmente tanto che l'ho presa su Amazon e l'ho pagata anche di più tra le altre cose, ma la volevo talmente tanto che ho detto vaffan bagno, la pago qualcosa in più ma me la prendo, e me la sono presa. Sì, non è che ho speso 2000 euro, ho speso qualcosina in più, ma l'ho presa perché appunto mi piaceva provarla, perché adoravo i colori, e infatti così è, sono bellissimi, sono scriventissimi, non hanno fatto fallout. Scusate se mi ripeto all'infinito, ma veramente ne vale la pena secondo me. E quindi una palette diciamo low cost ma ottimissima, ve la straconsiglio. Quindi ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un bel like e ci vediamo al prossimo video, mi raccomando non perdetelo, ciao!